La seduta è aperta. E se oggi a voi che siete qui in quest'Aula, ai cittadini che ci seguono da casa, posso parlare a testa alta, non è per l'arroganza di chi ritiene di non avere mai sbagliato, ma per la consapevolezza di chi, insieme a tutta la squadra di governo, ha impegnato tutte le proprie energie fisiche e intellettive per offrire la migliore protezione possibile alla comunità nazionale. Purtroppo però, al culmine di alcune settimane di attacchi mediatici molto aspri, a tratti anche scomposti, alcuni esponenti di Italia Viva hanno anticipato, poi confermato, di volersi smarcare dal percorso comune. È una crisi che avviene in una fase cruciale del nostro Paese, a pandemia ancora in corso, con tante famiglie che stanno ancora soffrendo la perdita dei propri cari. E io l'ho confessato ieri, ho confessato di avvertire un certo disagio, perché sono qui oggi non per illustrare, semmai discutere con voi, le misure di sostegno per i cittadini, per le imprese, non per semmai illustrare e discutere con voi la versione aggiornata del Recovery Plan, ma per provare a spiegare una crisi di cui immagino i cittadini e io stesso non ravviso alcun plausibile fondamento. Per fare tutto questo servono un governo, forze parlamentari volenterose, consapevoli delle difficoltà che stiamo attraversando e della delicatezza dei compiti. Servono persone disponibili a riconoscere l'importanza della politica. Dobbiamo costruire un nuovo vincolo politico, rivolto alle forze parlamentari che hanno sostenuto con lealtà il governo, aperto a tutti coloro che hanno a cuore il destino dell'Italia. Io sono disposto a fare la mia parte. Viva l'Italia, grazie. Guardi, non, 52, no, guardi, non entro in questo tipo di pallottoliere. Faremo dei discorsi, ci sarà un dibattito, il presidente Conte replicherà a quello che emergerà dal dibattito e su quello poi si formeranno i voti. Il governo andrà avanti. Grazie. Ma il problema non sono i numeri in Senato, sono i numeri nel Paese. Il rischio è che il governo, che doveva rafforzarsi allargandosi ulteriormente, ne esca indebolito. Questo mi preoccupa per il governo che sostengo, mi preoccupa per l'Italia. Ma secondo lei si deve formare un gruppo? Ciao a tutti, buon lavoro, viva l'Italia! Bucarella, io sono Astorre, non sono Bucarella. Io quindi sono Astorre del PD. Eccoci qua. La storia del PD, uno dei 38 che vota tranquillamente senza problemi. Nelle commissioni si balla. Ne balla, si è già ballato prima nelle commissioni, quindi sarebbe meglio avere una maggioranza coesa, ma io spero che dal voto di fiducia di oggi poi si possa estrinsecare una maggioranza più ampia e più coesa. In queste ore ci si preoccupi soprattutto di accontentare qualcuno. Ecco, più che accontentare forse dobbiamo preoccuparci di governare, perché mi sembra che si cerchi una maggioranza a tutti i costi, che sarà una maggioranza di sabbia. Grazie a tutti. Oggi il senatore Nencini ha inventato il socialismo responsabile. Grazie. Comunque Nencini resta al suo posto in questo momento, ancora non si sposta. Lei ha annunciato il voto contrario alla fiducia. Confermo il voto contrario alla fiducia, il mio e di tutti i colleghi dell'UDC. Quindi non è riuscito questo approccio del Premier, della maggioranza, per creare magari un centro moderato che possa sostenere questo Conte bis? Noi siamo i grandi sostenitori del centro. Se il Presidente vorrà andare verso il centro, troverà al centro l'UDC da sempre. Ma c'è stato questo Ministero della Famiglia che le è stato proposto? A me non me l'ha offerto nessuno. La vostra scelta, lei conferma, non...
fiducia al governo Conte. Conte non è nelle condizioni di avere non solo la fiducia, ma secondo me la credibilità dell'azione di governo. C'è stata questa trattativa anche con voi, abbiamo letto queste offerte, questi diciamo, scambi anche un po' vivaci, insomma com'è andata? Lei qualcuno l'ha chiamata? Ma certo che sì, nel senso che da un lato posso anche comprendere come nel momento in cui il governo abbia bisogno di numeri si raschi il fondo del barile. La nostra posizione è talmente chiara e netta dall'inizio, lo ricordava anche lei, che non c'era margine.